No. Figlio mio, ti è proibito interferire con la storia degli uomini. E la sola cosa chiara, figliolo, è che tu sei ti qui per un preciso motivo. Con la storia degli uomini. Ti è proibito interferire con la storia degli uomini. Tutti quei poteri. E non sono riuscito a salvarla. Ciao. Lascia perdere, credo che sia a secco. Certo che è a secco. Il guaio degli uomini d'acciaio è che non ce n'è mai uno quando serve. Ma lo sai che mi è successo mentre tu te ne stavi in giro volando? Mi sono trovata quasi in mezzo a un terremoto. Una stazione di servizio è esplosa accanto alla mia macchina. C'erano pali del telefono che cadevano da tutte le parti, per poco non morivo e come se non bastasse, questa stupida macchina è rimasta a secco. Mi dispiace per te, Lois, ma ho avuto un pochino da fare. Scusami, non fa niente. Ehi! Grazie tante, Superman! Mi hai messo sulla strada in mezzo al deserto durante un terremoto. Niente cibo, né acqua e serpenti dappertutto, senza neanche sapere se saresti tornato o no. Scusate, devo fare una cosa. Ci vediamo più tardi. A stare fermo un secondo. Ah, accidenti, Miss Lane. Che peccato che Mr. Kent non sia qui anche lui. Già, povero Clark. Non c'è mai quando... Clark, aspetta un momento. Cosa? Ah, questa è l'idea più sciocca che io abbia mai avuto. Le voglio dire una cosa, Miss Lane. Credo che lui le voglia molto bene. Clark, certo che... No, così. Non Clark. Oh, beh... Superman vuole bene a tutti, Jimmy. Ma un giorno, chissà, con un po' di fortuna. Mi rovini tutto il vestito, smettila, scemo! Signor Superman! Smettila! Buonasera, direttore. Questi due uomini staranno al sicuro qui finché non avranno un regolare processo. Chi sono, Superman? Lex Luthor, la più grande mente criminale dei nostri tempi. Le comunico ufficialmente. Che queste mura. Vuoi chiudere il becco, brutto imbecille, scemo, Questo paese è di nuovo al sicuro, Superman. Non so come ringraziarti. No, signore, non mi ringrazi. Facciamo tutti parte della stessa squadra. Arrivederci!